La vetrina pugliese della Viareggio Cup mette in mostra, dopo la prima giornata, il netto successo del Bari sul Vicenza e quello di misura dell'Atalanta sul Bruges, gara alla quale si riferiscono le immagini. Proprio la sfida tra i bergamaschi e la formazione belga ha aperto la strada alla Tre Giorni, che farà della BAT una delle costole del torneo. Occasione buona, adesso che il mercato di gennaio si è concluso, per gli addetti ai lavori in cerca del campione del futuro. Quelli dell'Atalanta, che al Ventura di Biceglie si sono imposti grazie alle reti di Castellano e Tulissi, mentre per il Bruges è stato Sais a dimezzare le distanze, torneranno nella BAT per giocare venerdì pomeriggio l'ultima gara del girone di qualificazione contro il Vicenza al Degli Ulivi di Andria, con la qualificazione ancora in bilico. I belgi del Bruges invece replicheranno la loro presenza in questo territorio domani pomeriggio, fischio d'inizio alle 18 al Puttini di Barletta, proprio contro i biancorossi veneti, sconfitti nettamente dal Bari lunedì pomeriggio. Nella storia della Viareggio Cup, giunta all'edizione numero 66, è la prima volta che un girone eliminatorio si gioca in trasferta. Occasione creata e concretizzata dal Bari, che proverà a sfruttare il fattore campo puntando alla qualificazione alla fase finale, e in quel caso si tornerà in Toscana. Viareggio Cup che per certi aspetti interessa anche la Fidelis Andria. C'è curiosità infatti nel vedere all'opera la rappresentativa di Serie D con Antonio Matera, centrocampista biancazzurro tra i più attesi protagonisti. Proprio questo impegno ha già fatto slittare all'11 febbraio prossimo il derby contro il Brindisi in campionato, e un'eventuale qualificazione della rappresentativa al tabellone finale potrebbe far posticipare ulteriormente quella gara.